Ciao a tutti ragazzi, sono Kred e benvenuti in questo video. Raga, ok, oggi è iniziata la seconda giornata dell'Europeo, ma ho solo ora avuto il tempo di fare il video di cosa penso della prima giornata. Andiamo partita per partita e vi dico se il risultato me lo aspettavo oppure no. Allora, Germania-Scozia 5-1. Ma aspettavo la Germania che vincesse, ma non in maniera così rocambolesca, ma aspettavo una Germania che faticasse, e anche abbastanza, invece no, è una Germania che dilaga, gioca praticamente in ciabatte e vince 5-1. Ungheria-Svizzera 1-3, in verità mi aspettavo un pareggio, invece no, è una Svizzera che vince, che convince. Beh, bella partita. Spagna-Croazia 3-0. Ma aspettavo una Spagna che vincesse all'esordio, sì, ma che faticasse. Pure in questo caso, invece, anche qua, dopo 45 minuti, la Spagna vinceva 3-0. E negli ultimi minuti c'è stato il calcio di rigore per la Croazia. Prima segnato, poi fatto ripetere perché il portiere si era mosso prima dalla linea, sbagliato, se no poteva essere 3-1. Mannaggia a loro, anche per la differenza di reti sarebbe stato utile. Però vabbè, 3-0. Italia-Albania 2-1. Errore di Di Marco all'inizio, dopo 20 secondi l'Albania segna, ma da campioni d'Europa in carica ci siamo rialzati e l'abbiamo portata a casa 2-1, con qualche brivido finale. Polonia-Olanda 1-2, anche qua mi aspettavo una partita bella combattuta, infatti così è stato. Alla fine la spunta dell'Olanda, che fa capire all'altra squadra del girone che sarà dura fino alla fine. Slovenia, Danimarca o Slovacchia, non mi ricordo. Vabbè, comunque la Danimarca pareggia 1-1, mi sembra, con la Slovenia. Poi al massimo mi correggerete qua sotto nei commenti. Aspettavo sinceramente una Danimarca che potesse fare di più, una vittoria. Sono contento per Eriksen che torna al gol nazionale dopo più di 1000 giorni. Sono appunto contento per Christian. È una partita che finisce 1-1. Bella partita, ma appunto, come dicevo, dalla Danimarca mi aspettavo qualcosa in più. Serbia in Inghilterra. L'Inghilterra vince 1-0 col gol di Bellingham. Anche l'Inghilterra si mette tra le favorite per la vittoria finale. Secondo me qua c'è la prima sorpresa, perché Romania-Ucraina è finita 3-0 per la Romania. Aspettavo sinceramente una vittoria da parte dell'Ucraina, così non è stato. E niente, 3-0 secondo della Romania, secondo me un'umiliazione. Chapeau alla Romania. Belgio-Slovenia, no, era Slovenia-Danimarca e questa qui era la Slovacchia, perché me la sono vista, per cui Belgio-Slovacchia, anche qua una sorpresa perché finisce 1-0 per la Slovacchia. Romè e Lukaku fa due gol, entrambi annullati, tra l'altro uno annullato con la nuova tecnologia, con l'intelligenza artificiale messa nel pallone, e la Slovacchia che vince per 1-0 e inguaia un po' il Belgio, perché il Belgio inizia a farsi duro. Austria-Francia, la Francia vince 1-0 con un autogol, sì, si fa male Mbappé, che comunque non ha finito l'Europeo, e niente, è una Francia che vince 1-0, l'avevo messa tra le favorite e così hanno dimostrato nella prima giornata. Turchia-Georgia 3-1, e non è stata una partita semplice per la Turchia, assolutamente no, perché è stata una Georgia che fino all'ultimo ci ho provato a pareggiarla, e poi il 3-1 è arrivato al 95esimo da calcio d'angolo per la Georgia.
Ha salito anche il portiere, per cui quello della Turchia ha superato la metà campo e poi a porta vuota l'ha appoggiata e ha fatto 3-1. Portogallo-Repubblica Ceca 2-1, con la Repubblica Ceca che era in vantaggio e poi il Portogallo che però gli dice no, da qui non si passa e fa il 2-1. Tra l'altro con questa partita Ronaldo è l'unico giocatore della storia a giocare 6 europei. Per cui, un grande Cristiano. E niente. Niente, raga, questo qua era il mio pensiero per la prima giornata di Euro 2024. Lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella. Noi ci vediamo, come sempre, con un nuovo video. Ciao, raga.